avvicinate? Perché non vi avvicinate? Allora, bene, intanto grazie per essere intervenuti a questa conferenza stampa. C'è stata l'esigenza di parlare dell'evento, ma non per rispondere alle polemiche, ma per parlare bene dell'evento, nel senso che a nostro parere ha avuto un successo eccezionale, probabilmente inaspettato, e quindi rispetto a tutte le cose, alle poche veramente cose negative che sono state dette, c'era il bisogno, l'esigenza di fare alcune puntualizzazioni, precisazioni o comunque rispondere ai quei quesiti, a quei dubbi, a qualche cattiveria o, come l'ha chiamato qualcuno, a virulenza, perché hanno usato questi termini. Qualcuno poi spiegherà questi termini, perché questi termini, visto che è stata una serata fantastica, magica per quanto mi riguarda e per quanto riguarda l'amministrazione e gli organizzatori. Allora, iniziamo a parlare di una cosa che subito ha suscitato tanto scalpore, e cioè gli euro spesi per questo evento. Allora, chiariamolo, perché è una cosa che l'amministrazione sa benissimo, perché è ovvio che nel momento in cui è stato deciso di fare questo evento, io sono stato l'assessore che ha proposto la delibera, ma il sindaco con la giunta e quindi l'amministrazione ha deciso di aderire con entusiasmo a questo evento. Allora, queste risorse sono risorse, lo dico questa volta, poi non lo ripeterò più perché ho letto delle cose incredibili e assurde, probabilmente inventate, perché lo sport di parlare senza sapere di cosa si parla, Anardo, è molto in voga, speriamo che un giorno finisca e probabilmente qualche politico, qualche mio collega politico decida a parlare con le carte alla mano, non per sentito dire. Penso che sia difficile, perché conoscendo gli elementi probabilmente continueranno a buttare solo fango e a denigrare quello che l'amministrazione fa o che comunque si fa in politica. Allora, queste risorse provengono da risorse comunitarie e la comunità europea ci ha portato queste risorse perché siamo, negli ultimi 2 anni siamo stati molto bravi a usare le risorse comunitarie. Queste risorse, se sbaglio correggimi in qualche cosa perché dobbiamo parlare di un po' di cose, dovevano essere destinate, anzi erano destinate al Montenegro. Montenegro che non ha utilizzato queste somme per problemi suoi e che la comunità europea ha deciso di spostare a Nardò, non alla Puglia, a Nardò, perché abbiamo dato dimostrazione di saperle usare per bene, di usare quelle risorse come si deve, senza sperpero di denaro, a differenza di quello che si dice in giro, e quindi hanno finalizzato però queste somme alla realizzazione di un evento musicale. Quindi questa è la prima parentesi che apro: quelle somme non potevano essere utilizzate per aiutare la gente che ha bisogno a Nardò, come erroneamente è stato detto, non potevano essere usate per aiutare, darle servizi sociali e quindi andare incontro alle persone che hanno bisogno. Quelle risorse o si utilizzavano in questa maniera oppure venivano tolte. Questo è il primo chiarimento importante da dare, perché si è giocato in una maniera indegna sull'uso di queste risorse. Quindi i 12.000 euro o li usavamo noi oppure andavano in qualche altra città o in qualche altra provincia ad essere utilizzate, ma sempre per un evento musicale. Detto questo, ovviamente una volta avute queste risorse si è pensato una maniera, un modo unico di utilizzare queste risorse, perché in maniera molto semplice si poteva fare un evento musicale al campo sportivo in piazza Nardò come tanti altri e si sarebbero utilizzate queste risorse. Invece c'è stata questa idea fantastica che è stata messa a disposizione prima dei valutatori della comunità europea, e che ci hanno detto: ok, andate, non è che ci siamo sognati così noi di spendere quelle risorse in quella maniera senza dar conto a nessuno. Una volta avuto l'ok è stata fatta una delibera di giunta senza obbligare nessuno, perché io ho ascoltato qualcuno dell'opposizione che ha detto che ho obbligato i colleghi assessori a fare queste cose. C'è stata unità di intenti verso questa manifestazione vista in maniera positiva da parte di tutti, e quindi siamo andati avanti. Una volta fatta la delibera, ovviamente chi doveva occuparsi dell'organizzazione, della parte tecnica, ha avuto il placet, cioè l'ok, a lavorare. E quindi c'è stato forse un mese
no, forse 20 giorni, in 20 giorni è partita una macchina organizzativa che, ripeto, sempre a differenza di quello che ha detto qualcuno sempre per denigrare, che è stato fatto così arrangiata, non è vero, perché ci hanno lavorato dietro forse 50 persone, perché ognuno aveva dei compiti ben specifici e organizzare una cosa del genere non è una cosa semplice. E per fortuna è andata bene. Poi, rispetto alle cattiverie, rispetto alle gufate, rispetto a tutto il resto, non è un problema dell'assessore Maglio, di chi ha organizzato, che sono venute lì 5.000 persone. E sono venute 5.000 persone, non come... Le devo dire queste cose perché è assurdo che si dicano come bisonti... Avevo preso un appunto, hanno definito le persone una mandria di bisonti al galoppo verso il mare. Io invece, che ho seguito dall'inizio la manifestazione, l'evento, ho visto tante famiglie, persone anziane, ragazzi, comitive di amici di tutte le estrazioni e di tutta Nardò e tantissimi turisti che hanno partecipato. Ah, devo dire anche un'altra cosa, c'erano anche amministratori di altri comuni, sindaci, vice sindaci, che facevano parte del progetto, che sono venuti a vedere come avessimo fatto a escogitare o a gestire una manifestazione del genere. Sono rimasti a bocca aperta, con gli occhi spalancati, hanno detto: siete fortunati ad avere prima di tutto un posto come Porto Selvaggio, ma siete stati bravissimi a organizzare una cosa del genere, perché avete fatto un evento eccezionale. Quindi complimenti da parte di altri amministratori. Mentre noi a Nardò continuiamo a combattere, no? E a dire: non capite niente, non dobbiamo fare niente, si cerca di non fare mai niente, perché questa sembrava una città destinata a non fare mai nulla solo per l'opposizione, cioè per l'opposizione di alcune persone, perché c'è questa abitudine, questa brutta abitudine a non far mai nulla, perché si deve comunque criticare a priori. Dico criticare a priori perché la mattina dopo la delibera di giunta c'era qualcuno alle 8:30 in comune che stava aspettando la delibera subito per fare un comunicato contro, senza sapere nemmeno com'era l'organizzazione. Questo lo devo dire perché è una visione diretta che ho avuto dei fatti. Detto questo, l'eccezionalità è altro. Riprendo il discorso di prima, altro che mandria di bisonti, lì c'erano delle persone entusiaste ed è stato un susseguirsi di complimenti da parte non degli amici, ma da persone che sinceramente nemmeno conoscevo, da parte di turisti, verso chi ha avuto l'idea, verso l'amministrazione che ha avuto l'idea di fare un evento del genere a Porto Selvaggio, perché è la prima volta che si ha il coraggio di fare un evento del genere. Per la questione tecnica e per la sicurezza, dopo passerò la parola a loro, ma hanno posto dubbi anche sulla sicurezza e ieri, no, i dubbi, per fortuna non è successo niente. Innanzitutto devo dire che c'era un'assicurazione, un RC verso terzi e quindi stavamo coperti tutti, tutte le persone, quindi questa era stata una cura dell'organizzazione a fare anche queste cose. Autorizzazioni, la SIAE era stata tranquillamente avvisata e quindi anche lì pagato tutto come si doveva pagare. Capitaneria di Porto avvisata, erano state fatte tutte le autorizzazioni, sono stati posti dei dubbi assurdi, questo al fine di creare solo problemi e basta, o ostacoli all'evento. Non ci sono riusciti perché poi le risposte, io lo sto dicendo adesso ma in maniera tranquilla, la risposta l'ha data la gente, altrimenti non ci sarebbero state 5.000 persone. E voglia voi a dire sì, ma la curiosità, quale curiosità? Lì a Porto Selvaggio quella sera c'era un'atmosfera magica, era una poesia, dall'inizio fino alla fine, fino al vascello. È stata una poesia bellissima, poi si può criticare, voglio dire, la critica se è costruttiva la prendiamo in considerazione. Non sto dicendo che abbiamo fatto, era tutto al 100%, che era il massimo, perché l'ho già detto nei giorni scorsi, tutto è migliorabile, sicuramente. Questo però, lo dico da adesso, può diventare veramente un evento da ripetersi negli anni, perché abbiamo scoperto che la gente ha bisogno che ci sia la politica che faccia le cose, perché a Nardò si è abituati, lo dico per l'ennesima volta, a non fare nulla e a criticare già all'idea di fare qualcosa. Si è avuto il coraggio di farla, è andata bene, benissimo per quanto mi riguarda. E ricordo un'altra cosa, perché devo anche dire dal punto di vista faunistico, qualcuno ha detto che abbiamo disturbato gli animali. A qualche pseudoambientalista che parla a casaccio, senza sapere nemmeno che tipo di fauna c'è nel parco di Porto Selvaggio, dico che in questo periodo dell'anno, e soprattutto in quella zona, perché non dimentichiamo, abbiamo fatto una cosa per una notte, ma lì ogni giorno per tutta l'estate ci sono migliaia di persone e quel sentiero è trafficato da migliaia di persone che vanno a fare il bagno in quella baia prestigiosa che abbiamo a Nardò.
quindi siccome gli unici animali che in questo periodo ci sono nel parco, non essendo un periodo di migrazione, sono volpi, tassi e ricci, e i volatili sono gufi, civette e assioli, che è un'altra razza di rapace notturno, la notte stanno a caccia, quindi non dormono, non abbiamo disturbato nessuno. I serpenti ci sono pure, ma dormono perché sono animali a sangue freddo. Quindi tutte le fesserie che sono state dette, fesserie, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, sono le solite storielle, no, per dare anche da questo punto di vista fastidio all'amministrazione. Ho risposto in maniera tecnica, poi se qualcuno ha il coraggio dica quali animali, quali altri tipi di animali siamo andati a disturbare quella notte. Devo dire un altro paio di cose, perché penso poi se ci sono domande da fare, se ho dimenticato qualcosa o qualche attacco che mi è stato fatto nei giorni scorsi, sono qui a disposizione a rispondere sia io che l'organizzatore. Le cose brutte che sono successe e che sono veramente squallide è che c'è stato qualcuno, io ormai chiamo Trio Folk di Nardò, sono due, un consigliere provinciale, un consigliere comunale e un consigliere d'amministrazione non della città, che praticamente sono andati a informarsi al paese di origine dell'associazione per capire che gente era queste persone. È una cosa squallida, lo dico qui davanti alle telecamere, perché è veramente squallido fare queste cose per dare fastidio, per cercare di fare che cosa? Dare la notizia, poi sappiamo chi sono gli organizzatori. Sono delle cose indegne, fatte da persone inqualificabili. Allora, questa è l'altra cosa che dovevo dire. Tra le poche lagnanze che ci sono state, le critiche le accetto tutte. A qualcuna però risponderò nelle sedi opportune, perché ci sarà una di queste critiche, ha esagerato nei modi, nei tempi e per dire alcune cose, siccome l'ho messo per iscritto, quindi questa persona poi risponderà non a me ma a chi di competenza. Questo lo devo dire, perché voglio dire, non voglio fare nemmeno nomi, perché non gli voglio fare pubblicità, perché non ce n'è bisogno. Dico solo questa cosa in maniera tale chi poi ascolterà capirà, quindi poi ci sarà una continuazione di queste, ma questo esula e non scalfisce l'evento stupendo, eccezionale che siamo riusciti a organizzare a Nardò. Grazie. Adesso, se mi consentite, vorrei che Daniele, che è responsabile dell'associazione, che ha curato, magari dicesse qualcosa anche di tecnico rispetto, no, all'organizzazione. Una cosa, sì. Tu rispondessi anche, sì, sulla questione specifica della dichiarazione di intenti o dichiarazione di interesse, no, per altri soggetti eventualmente. Sì. In realtà facendo un discorso prettamente campanilistico, sì, interessati all'organizzazione, sì, dell'evento e non in senso di... Noi praticamente abbiamo ricevuto tre preventivi di spesa rispetto all'evento che si doveva organizzare. Di interesse, certo, come no. Purtroppo la gente continua, questa non è arrivata una, negli uffici ci sono tre preventivi, ovviamente abbiamo preso in considerazione quello che con quest'idea ci garantiva la realizzazione dell'idea. Non è, abbiamo chiamato, abbiamo detto venite, voi siete belli, avete i capelli biondi, siete... Non è stata da persona. No, assolutamente, questa è un'altra vigliaccheria che è stata messa ad arte apposta per creare problemi. Mi aveva fatto ricordare un'altra cosa che dovevo dire, i portatori di handicap. Allora, siccome abbiamo pubblicizzato, perché ieri è uscita anche questa cosa, il presidente della protezione civile mi ha messo al corrente, perché io non sapevo quello che fosse successo, ma lui non sapeva un'altra cosa che era successa il giorno prima. È ovvio che alle 11:30, quando c'erano migliaia di persone, poter accompagnare una persona con disabilità diventava un problema, perché loro dovevano pensare a organizzare il flusso di persone sia in entrata che in uscita. Quindi staccare delle persone e poter far andare una macchina dalla seconda entrata del parco di Corso del Vaggio diventava un problema. Questo non sarebbe successo, sarebbe bastato che il giorno prima, magari una telefonata all'organizzazione, c'era un'esigenza di accompagnare... Oppure giustamente fossero arrivati in orario, magari arrivato lì 8:30, 9, probabilmente ci saremmo anche organizzati, ma nel clou della massima, insomma, affluenza di persone diventava un problema. Nel frattempo, questo lo devo dire,
sono stato chiamato da Davido Berti, il quale, visto l'entusiasmo, ha saputo tutte queste belle cose, ha chiesto delle informazioni per poter far visitare ai disabili Porto Selvaggio. Siccome sono state dette anche, hanno messo in mezzo l'evento insieme al piano di gestione del parco, che sono due cose completamente diverse. Il piano di gestione del parco ha un iter procedurale che esula dall'evento, cioè non vuol dire niente. Aver organizzato un evento del genere non vuol dire che adesso nel piano di gestione dobbiamo inserire 1000 eventi o 10 eventi o un evento l'anno. Questa è una cosa che esula, è un discorso proprio diverso. E non è nemmeno vero, perché ho visto sui giornali che il piano di gestione è stato presentato o ritirato. Quella è un'altra cosa ancora, sono state mischiate tante di quelle cose a casaccio. Quello che è stato ritirato è il bando per il piano, per la gestione di Torre Nova, di Masseria Torre Nova. Quello è stato ritirato, ma il piano di gestione, che è in itinere e fra un paio di mesi verrà definito, è una cosa che esula dall'evento. L'evento è una cosa messa lì, c'è stata la disponibilità finanziaria, l'abbiamo creata, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto con quelle somme, perché a differenza di quello che dice qualcuno, ne sono state tantissime. È vero, possono sembrare tanti, ma probabilmente non sono bastati per fare anche altre cose. Poi magari di questo aspetto parleranno loro. Quindi ci siamo messi d'accordo con Vito Berti per fare una giornata. Ho detto organizzami, perché vi porto io, vi faccio vedere anche a voi le bellezze del parco, perché servono delle autorizzazioni per le auto, servono delle cose, non si può fare entrare tutti nel parco, ci sono delle regole che devono essere rispettate. Quindi magari andare insieme a loro sul Belvedere, no? Autorizzare le auto che hanno loro a disposizione, oppure facendoli accompagnare con i ragazzi dell'ARIF che non sono qui perché stanno lavorando, ma oltre a dire grazie alla Protezione Civile, all'associazione, ai ragazzi, alle guardie di difesa ambientale e all'ARIF, grazie al loro lavoro, grazie al loro intervento, la manifestazione è riuscita benissimo, non ci sono stati incidenti. E anche se qualcuno, questo lo devo dire, qualcuno nel pomeriggio ha cercato purtroppo di rovinare la festa, perché non ci dimentichiamo che c'è stata una coppia di, non so come chiamarle queste persone, che hanno cercato di fare danno, no, di fare danno serio al parco, mettendo fuoco alla parte nord del parco per cercare di fare danno serio. Per fortuna quei ragazzi sono veramente, io non so come ringraziarli, perché stavano lavorando per l'organizzazione, stavano dando una mano per tutta l'organizzazione, sono scappati lì, sono riusciti a arginare il fuoco prima che arrivasse alla Pineta, perché se da quel punto arriva alla Pineta sarebbe stato un disastro. E questo grazie a tutti quelli che hanno collaborato per questo evento, perché quando un successo non è merito di una persona, è stato un gioco di squadra che è stato eccellente fino alla fine. Ripeto, l'iniziativa per i disabili è meritoria. Questa cosa lo sto dicendo, poi comunque farò sapere, perché mi sono messo a disposizione, ma d'altronde come faccio con tutti quelli che vogliono, no, che vengono a confrontarsi con l'assessore, che non parlano male, no, a prescindere. Quindi mi sono messo a disposizione, quella faremo una, due giornate a disposizione di queste persone per far godere il parco anche a loro che non hanno la possibilità, delle possibilità motorie. Tutti, certo, certo. Teniamo conto che Vito mi ha chiamato perché sa che nel piano di gestione del parco stiamo prevedendo alcune cose, e nel progetto No Barrier stiamo prevedendo alcune cose, le abbiamo realizzate già, ma ci sono altre cose che stiamo prevedendo e che per ragioni tecniche, per autorizzazioni ancora non sono state realizzate. Quindi sulla disponibilità data a Vito, questo succederà nei prossimi giorni, cioè accompagnerò personalmente queste persone, quindi farò vivere una giornata o più giornate in maniera intensa anche ai portatori di handicap. Già sono il referente in Italia per l'associazione trasporti marittimi. L'associazione, a differenza di quanto scritto anche negli ultimi giorni, non è nata ieri, abbiamo 10 anni di storia, 10 anni esatti, e abbiamo iniziato nel 2003, per anni abbiamo lavorato a una serie di progetti dal nostro punto di vista molto interessanti e innovativi. Questo è stato un po' la cosa, diciamo, che ci ha caratterizzato in questi anni, per cui questa è giusto una piccola parentesi. Siamo felicissimi di come sono andate le cose, primo perché non ci aspettavamo tanta partecipazione, significa comunque chiaramente una serie di piccoli intoppi che proveremo ad evitare nelle prossime edizioni, se ci saranno, ma visto l'entusiasmo, visto i riscontri e viste tutta una serie di critiche costruttive che stanno venendo fuori in queste ultime ore, perché
molti amici che sono venuti veramente ci hanno, come posso dire, ricoperto di complimenti, quindi è una cosa che per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda in particolare, essendo salentino, io Trasporti Marittimi l'ho voluta nel Salento perché era un sogno che avevo da anni, quello di provare a realizzare degli eventi, diciamo così, sui generis, particolari e comunque potessero in qualche modo anche essere decontestualizzati, no? Dal punto di vista proprio dello spazio e del tempo. E l'altra sera sembrava di essere in un'altra dimensione, ve lo posso assicurare, perché chi c'era ha avuto questa sensazione. Anche altri aspetti legati alla qualità dell'evento, abbiamo avuto critiche rispetto al livello musicale degli artisti, abbiamo avuto critiche rispetto a tutta una serie di cose. Noi passiamo oltre perché sappiamo perfettamente che il budget che ci è stato destinato, per quanto sia un budget importante in termini assoluti, tutti continuano a parlare di 12.000 euro, intanto sono 9.900 euro più IVA. È già una cosa da sottolineare perché non è una cosa di poco conto. Creare, l'assessore giustamente diceva, si sarebbe potuto creare un concerto in piazza piuttosto che qualsiasi altra cosa, avremmo speso quello che avremmo speso. Ho letto interventi del tipo, ci hanno chiamati forestieri perché siamo venuti a Nardò a rubare i soldi dai Neretini e da Zollino, e questa cosa mi dispiace molto, in un'ottica internazionale, in un'ottica di, no, globalizzazione culturale intesa in senso buono, però non come si intende in questi ultimi periodi. E altra cosa importante, anche il populismo con cui si dice avrei preso quella somma, l'avrei divisa in 20 musicisti di Nardò dando 500 euro a testa. Cioè, ho letto veramente cose ridicolo. Di cui, sì, non voglio dire ridicole perché ridicolo. Mio padre e mio nonno mi hanno insegnato che dei più grandi bisogna sempre avere rispetto. Però, ripeto... Ci potete dire soltanto di questa cifra riguardo all'aspetto, diciamo, prettamente economico? Più o meno come l'avete distribuita fra sì. tecniche? Intanto online è andato tutto, compreso il budget, Ilaria, per il cui budget, online c'è un PDF. Anche, sì, anche dati sensibili personali, tipo il suo numero di cellulare, personale di telefono, quindi cose veramente... Online c'è un PDF di 10 pagine in cui è descritto il progetto, l'ultima pagina del PDF e il budget esatto di come sono stati divisi i soldi. Sì, assolutamente. Sì, no, comunque. Comunque c'è una delibera di giunta. Allora, dove... era allegato, questo file di cui parlo, era allegato alla delibera, alla deliberazione. No. Come sapete, tutte le deliberazioni adottate dalla giunta vanno online automaticamente all'albo pretorio. Ilaria, vado a memoria. Quindi, albo pretorio online del comune. Sì, ma proprio velocemente. 2.700 euro di cachet di artisti, 2.200 euro di affitto dell'imbarcazione, 2.500, 1.000 euro di service gruppo elettrogeno, assicurazione, sia comunicazione, ufficio stampa. Così. Quindi si fa presto a... Posso introdurre, a proposito di budget, volevo... Io sono Ortenisa Margheriti, sono una di Trasporti Marittimi, molto felicemente. Volevo solo fare questa... Sì. E a proposito di budget, per realizzare questo evento bisognava coniugare un po' di cose così delicate, diciamo. L'aspetto fondamentale era il rispetto della natura, del contesto, assolutamente, quindi anche scelte, diciamo, dettate dal rispetto di questo, quindi l'esibizione di alcuni artisti in acustico, la poca illuminazione proprio affinché non si deturpasse l'atmosfera e la magia del paesaggio. Se avessimo illuminato a giorno sarebbe andata a finire via tutto l'intento, no? Tra l'altro la luna piena era anche stata scelta come serata di luna piena proprio per evitare di illuminare. Il nostro intento era godere al meglio del paesaggio di notte. Ovviamente il rispetto per la natura, il silenzio e tant'altro richiesto non sono io né lui né nessun altro a doverlo insegnare, quindi ognuno ha propria coscienza. Devo dire personalmente che sono rimasta sorpresa e piacevolmente... Comunque contenta di scoprire atteggiamenti di stupore da parte di chiunque abbia partecipato, dalle urla dei bambini alla paura dell'anziano, secondo me rientra tutto nella bellezza. A proposito di budget, volevo dire che chi spara adesso a zero, e non faccio nomi perché sull'evento, denominandolo un eventino così con una barchetta a riva, volevo dire pubblicamente che questa persona è stata contattata come primo esponente d'eccellenza, benché non sia l'unico, in Nardò, e
non ci siamo messi d'accordo, perché noi stiamo lavorando per una questione di budget, non abbiamo potuto accogliere la sua richiesta, quindi 9.000 euro più le spese non potevamo accoglierlo, perché come ben sapete, o forse molti non lo sanno, per organizzare un intero evento non basta pagare musicisti, ma ci sono una serie di spese vive che fanno raddoppiare il costo dell'evento. Noi lavoriamo da anni ed è così, quindi è sparare adesso a zero, perché comunque non c'è stata la volontà di essere protagonisti dell'evento, e voler essere protagonisti comunque non è un problema che ci riguarda, ripeto, la nostra volontà, ripeto, io posso anche, essendo personalmente aver contattato questa persona, perché non mi va più di chiamarla eccellenza o maestro, posso mettere a disposizione dati sensibili, no vabbè, ma tanto si saprà, è questione mia personale, non voglio fare no. Quindi di tutti gli attacchi noi non possiamo che essere in un certo senso contenti, perché vuol dire che l'evento ha avuto successo, siamo felici di tutto questo. Fabio, poi chiudo velocemente una parentesi rispetto a questo aspetto, perché io ho fatto fatica, veramente ho fatto fatica a non rispondere sui social network o su internet a tono a tutta una serie di polemiche che sono nate, a tutta una serie di attacchi veramente sconsiderati, io li trovo sconsiderati. Questa persona è stata contattata su una nostra iniziativa, abbiamo deciso di mandare una mail veramente della serie Tappeto Rosso. Lei è un esponente di punta del panorama musicale nazionale, noi abbiamo intenzione di fare questa cosa nella sua città e ci sembrava giusto un momento del genere. Doveva o forse poteva, cioè poteva o forse doveva ospitare un artista della sua fama. La risposta è stata veramente, io per una questione di privacy ho deciso di non pubblicare, forse pubblicherò le nostre mail, non le sue risposte, poi sarà lui a decidere se pubblicare o meno le risposte. È una polemica a margine, ripeto, però una polemica importante, perché nel momento in cui uno dice che vuole la mia testa mozzata in una busta di plastica, allora la situazione inizia a essere un attimino delicata, sì, da tutta una serie di punti di vista. O chiamare lei amichetta dell'assessore non mi piace assolutamente. Scusate, devo 2 secondi soltanto, sì, così la parte finale. Questo signore risponderà nelle sedi opportune, perché oltre a dire all'amichetta preferita di inventare un'associazione, nasce un DJ, per poter lavare il denaro in famiglia. Questo al sottoscritto ha detto queste cose e sono pubblicate, quindi darà conto di quello che ha scritto questo signore. Ripeto, è una polemica a margine di tutto quello che invece è successo e la contentezza di noi organizzatori rispetto all'evento. Anche qui apro e chiudo velocissimamente una parentesi, poi vorrei che sia lei, perché è un suo amico, a proposito di amici di un certo tipo, però musicisti, no, nel senso, scusami, adesso sembra come se artistico, ecco, scusami. In quella sera era presente lì con noi Cesare Picco. Cesare Picco è un pianista di fama mondiale che è rapito da quello che stava succedendo quella sera, vedendoci anche un attimino in difficoltà, perché siamo onesti, non ci aspettavamo quello che è arrivato. Si è messo a disposizione, ci ha dato tutta la sua esperienza live, cioè quello che significa organizzare una cosa del genere, e alla fine ci ha chiesto di salire sul caicco e di suonare. Abbiamo avuto, oltre al programma ufficiale, un fuori programma con Cesare Picco al piano, che vi posso garantire è stata un'emozione davvero importante. E sarebbe costato molto di più di... E Cesare Picco è un pianista che, ripeto, vabbè, andrete a controllare anche questo, voglio dire, non abbiamo nessun tipo di problema. Per cui, per chiudere, almeno per quanto ci riguarda, io spero che tutto ciò che non è andato quest'anno possa andare molto meglio, poche cose in realtà importanti e altre un po' di poco conto a livello organizzativo. Io spero che se dovesse esserci l'opportunità di ripetere l'evento in un certo modo, noi faremo attenzione a tutte quelle che sono critiche costruttive. L'abbiamo detto quella sera sul Caicco, non abbiamo bisogno di ripeterlo a distanza. Quella sera stesso, io chiudendo la manifestazione, ho detto questo: sono benvenute tutte le critiche costruttive, tutti i commenti, i suggerimenti. Ripeto, non abbiamo nessuna intenzione di deturbare il parco, né tantomeno di... Addirittura una delle cose a cui si stava pensando era quella di pensare ad un evento che fosse gestito addirittura con un numero chiuso in qualche modo, cioè regalare dei biglietti d'ingresso a migliaia di persone, però sono tutte situazioni che, ripeto, verranno con il tempo, non si sa mai. Per cui... Comunque siamo oltre le istituzioni e tutte le persone che hanno partecipato per garantire la sicurezza e un'altra serie di fattori. Comunque hanno lavorato quella sera più di 40 persone, tra gli artisti, no? Gli uffici stampa, i membri dell'equipaggio Magna Grecia Mare, che ha portato lì non una barchetta, ha portato il Portus Veneris, che è un antico caicco dei primi del Novecento recuperato e che è gestito da questa associazione no profit che si trova a Tricase Porto. Quindi
dire noi siamo, abbiamo lavorato e siamo qui alla luce del sole pronti a qualsiasi tipo di confronto, domanda, richiesta, felici, veramente felici non tanto di aver realizzato, ma di aver condiviso una serata che è stata veramente un sogno, veramente. Tra l'altro, proprio sul Portus Veneris, 7 uomini di equipaggio al rientro il giorno dopo hanno purtroppo incontrato una tempesta al largo di Leuca, sono dovuti rientrare a Gallipoli, aspettare la tempesta passasse e ripartire. Altra tre piccola giorni viaggio, tre giorni di viaggio tornare da Porto Selvaggio. Ripeto, è facile sparare, è facile parlare, parlare, poi sfidiamo chiunque. E ribadiamo anche un'altra cosa: era la prima volta che si organizzava una cosa del genere su un caicco, con tutte le problematiche tecniche anche legate a questa cosa, dall'amplificazione, i ragazzi del service che sono stati splendidi, la capitaneria che capiamo si è trovata davanti a una richiesta abbastanza inusuale, perché quella di ospitare un pianoforte su un caicco, i musicisti che veramente sono stati uno che hanno partecipato per volontà, per piacere, per il puro piacere di esserci veramente, esatto. Perché poi alla fine, facendo i conti, sono un po' a rimborso spese di tutti, non stiamo a quantificare quanto possa valere uno o l'altro, soprattutto nel mercato della musica, però c'è stata la forte volontà di tutti, tutti, tutti a realizzare questa cosa bellissima, di tutti e per tutti, quindi semplicemente questo. Poi se c'è eredità di cuore in giro, a me può solo dispiacere, poi sono contenta insieme grazie a tanti altri. Gli ultimi 5 minuti vorrei far parlare il presidente della Protezione Civile di Nardò per l'aspetto della sicurezza. Grazie. Sono Guido Gaetani e sono il responsabile del gruppo comunale di Protezione Civile di Nardò. Per quanto mi riguarda, vorrei fare solamente un chiarimento riguardo ad alcuni articoli che sono apparsi sui quotidiani locali, che si parla di improvvisazione. Vorrei chiarire questo aspetto che è importantissimo. Quando vi è la presenza della Protezione Civile non si può parlare di improvvisazione. Vi dico anche perché. L'assessore, insieme a tutti gli organizzatori dell'evento, il giorno 19, cioè 2 giorni prima l'evento, hanno voluto fortemente un incontro con tutte le parti interessate all'evento, ivi compresa la Protezione Civile, che si occupa da più di un ventennio della vigilanza e la sorveglianza al Parco Naturale di Porto Selvaggio. Quindi quando parliamo di improvvisazione bisogna fare molta attenzione, perché il risultato la dice lunga, nel senso che proprio perché non è avvenuto assolutamente nulla, e non per fortuna come qualcuno ha scritto, perché è tutto pianificato, tanto è vero che dal punto di vista proprio operativo era stato creato un filtro all'ingresso di Villa Tafuri, quindi si facevano praticamente confluire, erano 9 unità operative, ovviamente tutte super attrezzate con radio e trasmittenti, e noi siamo in grado di coprire tutto il territorio di Nardò, figuriamoci il parco di Porto Selvaggio. Quindi praticamente tutte le persone che avevano deciso di stare quella sera lì a Porto Selvaggio si facevano confluire giù al parco in maniera ordinata e scaglionata. Quindi quando si parla sul giornale della una discesa di bisonti, questa cosa non esiste. Per un semplicissimo motivo, perché gli organizzatori avevano provveduto a fare ogni 150 metri la presenza di un musicista, quindi doveva esserci necessariamente una sosta. E, i fatti, ripeto, lo dimostrano, nel senso che alla fine di tutto l'evento non si è registrato nessun incidente, né durante l'evento e né prima dell'evento. Ripeto, qualche problema si è creato a livello di viabilità, ma questo avviene tutti i santi giorni a Villa Tafuri. Qualche problema anche con le signore che sono venute con il tappo 12, perché c'è da dire anche questo. C'è da aggiungere anche questo. Vabbè, non sapevano, magari, diciamo così, non sapevano delle difficoltà che potevano incontrare entrando in un parco. Quindi concludo e prego cortesemente tutti indistintamente, perché a noi la parte amministrativa interessa molto, molto poco, cioè nel senso che dal punto di vista operativo era stato pianificato tutto l'intero intervento e i fatti hanno dato ragione, perché 8 ore di intervento su quel parco, perché noi siamo arrivati intorno alle 18 e siamo andati via alle 3:30 del mattino, e quindi
voglio dire, è stato fatto un lavoro serio, serio, ordinato e pianificato. Quindi prego le persone, prima di pubblicare queste cose, di sentirsi, perché il numero della protezione civile è su tutti i cartelli del parco, per cui basta una telefonata e si risolvono tutti i problemi. Grazie. Se mi consentite, delle centinaia di mail, di articoli che sono usciti, vorrei leggerne uno che sicuramente non è né amico dell'amministrazione. Scusate, sì. Chiariamoci, se no non ci intendiamo. Prego. State parlando di post Facebook o di articoli di giornale? Perché sennò... No, questo è Facebook. Facebook. Che diverso. Quindi io ho parlato di articoli di giornale. Sì, però sì. La protezione di giornalista, la protezione civile parlava di articoli di giornale. Io così per chiudere. Per chiudere, perché è piaciuto tantissimo e non dico il no perché questo signore non lo conosco, quindi sicuramente non è un amico, ma parla in maniera così neutrale. Va bene? Leggo solo questo e poi chiudiamo. Allora, a prescindere dal fatto che questo sia un evento piacevole o meno, prima che si svolgesse, scusami. Sì, prima, sì, queste sono le critiche. Volevi prima che si svolgesse a monte, cioè già avevano dato per morto un evento che ancora non conoscevano. Allora, a prescindere dal fatto che questo sia un evento piacevole o meno, trovo che le parole utilizzate da queste persone diano il metro reale del livello culturale che pervade la politica del luogo dove vivo. Biega e sciovinista ignoranza volta solo e soltanto a proprio vantaggio in maniera aprioristica e alla ricerca di un facile consenso. Una comunità cresce in maniera unitaria solo quando apprezza gli slanci culturali nuovi anche se non li condivide. Esempi del genere sono sotto gli occhi di tutti e hanno spesso fatto la fortuna dei luoghi dove tali eventi sono stati organizzati. Non metto assolutamente in discussione la somma stanziata per questo evento, 12.000 euro. Possono essere tantissimi, ma anche pochissimi. Spesso chi ne parla non sa assolutamente nulla di cosa possa significare il termine organizzazione di eventi. Ma tant'è, loro fanno altri mestieri e tanto dovrebbero bastare per tacere. Metto in discussione semplicemente il fatto che sembra che questo luogo sia condannato a vivere nella mediocrità dei giudizi e di persone come queste, pronte a santificare eventi mediocri come loro, ma volti alla massa e pertanto visibili. Non sono qui a difendere nessuno, né l'attuale amministrazione comunale, di cui nulla mi affascina, né gli organizzatori dell'evento stesso, i quali non hanno certo bisogno di un avvocato difensore. Semplicemente sono qui per dire che il medioevo culturale di questo luogo sembra non cessare più e fin quando gli autori di queste critiche continueranno ad avere il consenso politico di massa a cui puntano, nulla cambierà. Il provincialismo, l'ignorante sciovinismo di paese, il consenso cercato a tutti i costi sono brutte bestie difficili a morire. Se poi un giornalino online di paese dà anche lustro a queste critiche con titoli da giornale delle banane, allora il gioco è fatto. Ebbene sì, allora. Questo vive Nardò? Sì, questo è un signore di Nardò. Quindi ha parlato in maniera neutrale, lo ha pure detto. Non è un amico dell'amministrazione, di cui non è nemmeno affascinato, però in maniera neutrale no, ha detto come stanno le cose. Non si può criticare, prima queste cose succedevano, cioè una risposta a una miriade di critiche prima di fare l'evento, non dopo, prima. Quindi questo è bellissimo, questa è una cosa è un stupenda. Napoletano, per cui è pericoloso. Eh? Dargli corda, è un napoletano, per cui è pericoloso. Se è un napoletano non lo so. Posso ritornare sull'evento? Scusate. Se ci devono ridurre, allora, stiamo facendo un discorso a questo punto bello, concettuale. Sì, no? sì. Anche a Pompei ci sono polemiche per la fruizione che sia eccessiva, che sia tenue, certo, no? Certo. Essere attenuata. Nella chiesa c'è un biglietto che si paga. Certo. Allora, a noi interessa oggi tutta sta storia, no? Sì. Con cui stiamo dando voce a chi voce non ha, come dice l'aria, Facebook alla fine rimane circoscritto. Tutta sta storia ci serve per capire. Voi che volete farne di questo qua? Tu come amministratore, ma non, io lo dirò, ascolta, tutto il resto, Biagio, ascolta, non era quella la sede, un evento, l'ho detto prima, un evento organizzato lì non ha nulla a che vedere con il piano di gestione. Nel momento in cui finiremo il piano di gestione, la città di Nardò saprà qual è. Stai dicendo con vanto, è la prima volta che si fa una cosa di questo genere. Ed è una cosa da prendere in considerazione. Ci dobbiamo attendere una reazione di chi invece vorrebbe vedere Pompei incartata e chiusa col plexiglass che dice no, non mi piace, cioè sì, voglio dire, no? Ma allora, qual soluzioni... è la tua, no, abbi pazienza, è una questione politica, sì. Quindi credo che tu debba dare delle risposte a una collettività, certo. che ha
evidenza, no, di una pressione antropica su questo parco concentrata in 20 giorni d'estate. Allora, su questo vogliamo avere delle risposte, come certo. gestirla. E Guido ha dato una risposta, ha detto faremo dei biglietti, degli ingressi contingentati, no? Questa è una soluzione, no? Allora, chi ha visto di un evento singolo, sì, sì, ma chi ha visto un evento in notturna è normale che avesse una reazione di qualsiasi genere, al di là del napoletano. Beh, no, queste sono pre. No, sì, ho così capito, come chi l'ha fatto non lo hanno dopo visto, è, no, questo è pre. No, non hanno visto l'evento, sì, cioè hanno parlato a prioristicamente si è dato un relativo, perché se noi diamo il napoletano, però fino qua, vedete che sta succedendo a Gallipoli. No, un attimo, il napoletano che non capisce niente non mi piace, perché Greg è una persona che io stimo tanto, lo conosce. No, lasciamo stare. No, io non ho fatto... No, non è privacy, quella sta lì, voglio dire, siccome lui ha capito benissimo chi è, ha detto il napoletano che non capisce niente. Che non capisce niente di una gestione di questo capisco genere, perfettamente, infatti è una polemica pre. Continuiamo a vedere come la gestione è dissennata. Allora, scusi, c'entra il fatto che io, organizzatrice, sono andata a prendere la delibera in comune e mezz'ora prima di me era arrivato già chi doveva attaccare dall'opposizione. Quindi è uscita prima la contro notizia. Su, non avevamo pubblicizzato l'evento. No, mi scusi, questo è normale. Appunto, stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di questa discussione per mia percezione molto di mediocre, no? A un discorso di questo genere. Che cosa vogliamo fare di questo parco? Allora, di giorno abbiamo una pressione antropica spaventosa, di notte pure, questo è che vogliamo tentare di capire. Perfetto, sono stato io, chiedo scusa, sono stato io pochi minuti fa che ho parlato addirittura dell'eventualità, se dovesse ripetersi, e uso il condizionale, un evento del genere, o solo, o qualsiasi altra cosa, in un contesto del genere, io non farò mai fare da salentino, forestiero, come chiama qualcuno, fare la fine che ha fatto Venezia col concerto di Pink Floyd, per capirci. Cioè parliamo di questo, cioè nel senso lì c'è un discorso che va sicuramente regolamentato. Facevo un esempio, sulle Dolomiti fanno un concerto i cui biglietti, questa volta a pagamento, vengono comprati di anno in anno per 1200 persone, perché le Dolomiti hanno un ecosistema complessivo che non può accogliere più di quelle persone in quel contesto. Non è escluso che a Porto Selvaggio si possa pensare a una cosa del genere. Sono la prima persona, a me non interessa fare la notte della Taranta a Porto Selvaggio, non mi piace l'idea che arrivino 200.000 persone lì, cioè questo è scontato, suppongo, da una persona di buon senso quale credo di essere, assolutamente. Mi dispiace soltanto che a prioristicamente, cioè appena viene fuori l'idea che c'è un forestiero abbia avuto 12.000 euro per organizzare un evento che non sa. Questa è una manna dal cielo, il fatto che la gente a prioristicamente metta le mani avanti su Porto Selvaggio, abbia pazienza anche qui. Cioè il fatto che ci sia una difesa preventiva è per scongiurare i danni. Ma cioè, non uno non sa chiaro, che cosa succederà, è chiaro? Porto mi sembra, ma non è stata una difesa preventiva, però il concetto sono arrivati dopo, eh? Sì, critiche sono arrivate nel momento in cui la gente si non sapeva cosa sarebbe successo. Ma neanche noi. Quindi questo è un freno, è un'autotutela. Perché Porto Selvaggio è la nostra storia, no? È un po' la nostra. Ma noi con questo volevamo evidenziarlo e farlo. Penso che. Voglio dire, andare in onda sul TG3 per una cosa bella, Porto Selvaggio non so se si è mai sentita, scusate, per quanto sia un gioiello, no? Diciamo che Porto Selvaggio sul TG3 ci va spesso. Sì, diciamo. Ma per quali motivi? A parte per la bellezza naturalistica, però come serie di eventi. Non voglio che sembri che noi stiamo difendendo, per carità di Dio. Noi capiamo assolutamente. Dire, il consenso l'abbiamo avuto da voi anche giornalisti, con le testate a piena pagina, tutto il resto. L'iniziativa è stata bellissima, lodevolissima a mio parere, e io non sono potuta venire, mi dispiace. Però quello che dice Biagio è. Sacrosanto, sacrosanto, assolutamente. Assolutamente sono d'accordo. Ha un legame con questa città che è speciale, diciamo. Certo. Porto Selvaggio è la nostra forza, è il nostro punto di forza turistico, quindi le persone hanno un legame proprio fisico con il luogo. Quindi quello che dice lui è sacrosanto, perché le persone prima parlano, poi magari dopo sono entusiaste della cosa. magari anche spallano, sì. Poi vabbè, ognuno, certo. Perché poi stiamo parlando di. Quanto saranno? Una decina? Esatto. 5.000 persone? Sì, sono d'accordo. Non mi sembra il caso di dargli tutta questa eco. Assolutamente. Però questo, l'episodio dell'incendio è la prova evidente, no?
che metterci gli occhi sopra a quel posto significa anche esporlo a determinate situazioni. Certo. Quello era un tentativo evidente di boicottaggio, no? O di far male. Certo, oppure il mitomane che lo fa perché si parla di porto selvaggio, no? Sì. E qui ecco perché noi non c'era una, no, da parte nostra prevenzione, non ce n'è stata mai. Abbiamo sempre detto i pro e i contro, come dire, quelli amorfi come posizione, no? Lo stesso Nanni che abbiamo citato prima, è una posizione molto puntellata, no? Quindi non c'è stato, le avete viste le pagine intere su questo, però è evidente che quando abbiamo questo argomento tra le mani e c'è anche un utilizzo di fondi pubblici, è evidente che ci sarà attenzione. Cioè, dobbiamo mettercelo. La nostra idea è stato proprio il rispetto dell'ambiente da qualsiasi punto di vista, anche non utilizzare l'energia elettrica, anche proprio anche non mettere gli steward, l'host, tutto al naturale, naturale. Rispettare la natura selvaggia, quindi semplicemente era goderne per una notte, solo per una notte, autorizzare l'ingresso di notte, basta, però con rispetto, prima di tutto il rispetto. D'altronde chi c'è stato, chi l'ha potuto vedere, non abbiamo fatto nulla che potesse. Certo, il numero di persone è stato inaspettato anche per noi. Ma devi pensare al suggerimento di un tecnico che dice attenzione. Assolutamente. Contro il fatto suggestivo della serata, noi ci siamo stati, siamo venuti con piacere, perché siamo stati precritici all'inizio e poi abbiamo pubblicato qualcosa per quanto riguarda raccontare quello che è successo. Mi è avuto l'impressione, ovviamente io difendo la protezione civile perché ovviamente ha fatto un nuovo lavoro eccelso, ovviamente i famosi intacchi 12 li hanno frenati all'ingresso, li abbiamo visto di persona. Sì, infatti. Però il camminamento, e questo ovviamente è un invito che faremo nel prossimo anno che di sicuro verrà questo evento, di essere illuminato in modo congruo, perché ci sono tanti sistemi di illuminare un camminamento che di per sé è pericoloso. Se di giorno è pericoloso, pensate di sera. Chiaro. Noi siamo stati, l'abbiamo visto, cioè, è tutto fascinoso, insomma. Ma lì c'era il buio completo, finché non è apparsa la luna, certo, non si è visto nulla, certo, di gente che era presente. Certo. Ovviamente apriamo due parentesi per quanto riguarda i 5.000, perché avendo visto i parcheggi, avendo visto l'assenza anche delle forze dell'ordine, non c'era, e la gente si è adattata a parcheggiare, no, e si anche sono lì adattati, è stato anche noi l'abbiamo visto, noi fino alle 11:30 non abbiamo visto nessuno. Sì, 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 no, 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 non sto smentendo questo dato, però... Però, ecco, ripeto, a noi ci è apparso semplicemente un discorso di sicurezza dal punto di vista di camminamento. Questo per l'evento per noi è stato, certo, più sì, sì, sì. Ma il camminamento secondo me è pericoloso. Io come Fabio, ecco, siamo d'accordo, sì. Prego. Era anche un fattore di selezione, ed era anche, no, è stata anche una delle critiche che noi abbiamo avuto di più, però per esempio a proposito del budget, illuminare 2 chilometri di camminamento, vi posso garantire che non è una cosa, non sappiamo quanto costa un 100 metri illuminati con gruppo elettronico, illuminato in un certo modo, esatto, per cui non è escluso che abbiamo creato un precedente, no? Un precedente come evento, non è escluso che criticato, e sono d'accordo, dal punto di vista mediatico sta avendo per il momento un riscontro assolutamente locale, a parte il TG3 che allarga un po' più gli orizzonti, anche se con internet ormai niente più locale, però vi posso garantire che Trasporti Marittimi ha una newsletter che raggiunge 25.000 contatti nel mondo. Per cui noi stiamo aspettando di avere tutto il materiale che ci interessa in un certo modo, faremo anche una piccola traduzione del servizio del TG3, troveremo un modo, faremo girare la cartella stampa classica, la faremo girare ai nostri iscritti alla newsletter, da lì partiranno una serie di opportunità che io spero siano anche di sponsorizzazione per un'eventuale edizione. Perché io sono convinto di una cosa, i soldi pubblici vanno sempre spesi con criterio. Se però servono da volano ad un'iniziativa che poi nel tempo è capace di camminare con le sue gambe, io sono convinto che lì si raggiunge la quadratura del cerchio. Anche perché, se non ho capito male, correggetemi, questi 12.000 euro, diciamo, della comunità europea sono una tanto. Esatto, quindi è stata una possibilità. Eventuale prossima edizione dovrebbe, esatto, essere finanziata in, certo, altro modo. Certo. Esattamente. Chiedo al tecnico. Sì. Assolutamente sì. Per cui anche i discorsi relativi a tutto quello che potrà nascere da questo evento, non lo so, cioè, io sinceramente ho deciso per 15 giorni di non pensare, di staccare un attimo il cervello e di non rispondere possibilmente a parte questa occasione. Per cui poi dopo con calma si ragionerà su tutto il da farsi. Apro e chiudo velocemente una parentesi, altrimenti dimentico. Abbiamo scritto a proposito di Facebook che c'erano delle cartoline a tiratura limitata che sarebbero state... E l'ulteriore apporto artistico è anche di Daniele Coricciati, che prima di tutto è un grandissimo fotografo, non detto da me ma conosciutissimo. Abbiamo tra le altre cose
stampato 4 diversi tipi di fotografie scattate da lui in una notte di luna piena, perché vi assicuro che i sopralluoghi sono stati parecchi prima di realizzare ogni luna piena. E quindi sono a tiratura limitata, se ne sono rimaste alcune, se voleste per no, caso saranno dovevano essere distribuite quella sera, in realtà per ovvi motivi anche qui proprio logistici non sapevamo veramente da dove iniziare, saranno disponibili presso l'URP, l'URP del comune. Sono 500 cartoline a tiratura limitata numerate una a una, e qui ce ne sono alcune, quindi possono essere ritirate lì insieme ai poster che sono rimasti, non sono tantissimi, ma ci sono, quindi chi prima arriva prima alloggia. Mi è consentito una considerazione. Prego. Soltanto. Prego. Non intendo assolutamente muovere critiche di sorta, anche perché in ogni caso, ecco, la critica si fa quando non si fa.